can fly. Think I can fly. Fuori fuoco, tra un po'. Ok, e sono giù. E ne abbiamo giocata una su quattro, quindi FIFA ha ragione su tutto. E incredibile ma vero, ragazzi, sono tornato su PES Club Manager. Ovviamente sono tornato perché? Perché questa settimana non ci sono partite da fare, non ci sono niente. Sto usando un 50 mm che per la mia Canon 700D con un moltiplicatore di 1:6 diventa quasi un 80 mm, diciamo così. Quindi sono zoomato in faccia, sono lontanissimo, però volevo cambiare un attimo PES Club Manager. Volevo cambiare un attimo inquadratura, farvi un attimo faccia a faccia, face to face, per vedere come mi farà a guardare. Cazzoli! Ho fatto, finalmente mi è arrivato l'hard disk, ragazzi, stavo aspettando da 8 anni l'hard disk, mi è arrivato. Scusate, 99 messaggi, mi sa che ho avuto dei problemi, verrà espulso, tanti se ne sono andati. Trasferimento di una presidenza, in quanto non effetti l'accesso da molto tempo, quindi il ruolo di presidente è stato dato a un altro membro. Vabbè, non c'è problema, non me la prendo, anzi, mi fa solo che piacere. Poi i regali, vediamo. 5-10, niente di che, abbiamo 67. Quindi direi che faremo anche un opening pack giusto per tornare qua. Cos'è che mi... Ma a me serve per l'età o la valutazione generale? Vediamo, perché ho potenziato il mercato, quindi dovrei trovare dei giocatori che dicono: porca troia, oh, che forte sta cosa. Appunto c'è Andre Herrera, però sono Simone Zaza, 24 anni, interessante. Beh, ho potenziato, dai, c'è più possibilità, abbiamo 85.000 e niente di male. Vediamo, facciamo subito una partita se la nostra squadra sa ancora giocare a calcio. Costi il Suraro, c'è Gio Mario, che lo facciamo subito andare al posto di Oscar, mi dispiace Oscar. Terzino Evra l'avevo fatto crescere bene. Mandzukic, cazzo vari, cazzo, sono fortissimi i miei giocatori. Griezmann ormai è sceso, ormai ragazzi, Griezmann è arrivato alla fine, non c'è nulla da fare. Cominciamo subito con la partita, con la prima partita, ovvero vediamo cosa cazzo riusciamo a combinare. Se facciamo sicuramente gol, non dobbiamo fare schifo, dobbiamo vincere. Non ci sarà problema di spazio e memoria perché finalmente ho pulito tutto. Il lag c'è sempre perché il lag è normale su FIFA. Intanto abbiamo preso subito palla con una Duriz per Neymar, che si è fatto... biondo Neymar, interessante. Comunque questa settimana non ci sono partite interessanti. Ho provato Inter-Lazio, ma è stato noioso qua a dir poco, non ho visto azioni. Senza offesa, però in FIFA non ci sono state azioni da dire porca troia. E neanche Napoli-Fiorentina. Sono finite tutte e due 0-0. Con non grande azione, 2-3, ma niente di che. Si è giocato molto a centrocampo, erano tutte carine, coccolose. Gio Mario per Neymar, vabbè, il lag è di natura, ragazzi. Ogni tanto farò questi video che si chiamano break, che sono un cazzo di genio su... Neymar, prova il tiro, gira! Madonna, ragazzi! Se non ci sono partite, oppure le partite le ho già fatte, ma usciranno successivamente, ogni tanto ci saranno dei stacchi, farò o dei video su PES Club Manager, o su Ultimate Team Manager, su FIFA intendo, sulla Play, o sulla Play 3 che ho altri giochi, oppure scarico altri, o compro altri giochi per la Play. Ho visto un siluro partito da Duriz, ok. E oppure sulla Play 4, altri giochi che voi possiate consigliarmi, che io faccio tipo delle cose, delle mini serie, oppure potrebbe diventare anche una serie, dipende. Serie. Ma voi non parlate con me, non comunicate. Cioè, o la gente che mi guarda e mi segue, gli iscritti sono stranieri, dovete comunicare con me, così capisco, cioè, non vi sto chiedendo, non, voglio solo degli amici che mi vogliono. A Duriz, per Gio Mario! E vi dirò direttamente che... avete visto quanto è figo sto coso? Un attimo. Tanto non si sente se parlo qua. Devo parlare qua. Tanto calcio d'angolo. Cross in mezzo. Tevez. No Mario. Gio Mario. Rete. Vedete, questo è un dildo, no? Voi lo prendete. Fate così. Intanto prendete il dildo dalle vostre parti. Lo chiudete da un lato. O non da questo. Lo prendete così, lo infilate dentro la catena, dentro il vostro anno. Grande piacere, vi ritroverete questo. Qua c'è una... intanto c'è la partita, avete ragione. Stavo per succarlo malissimo. E voi praticamente dovete tasto che vi getterà dell'acqua direttamente nell'intestino. Pulizia dello stomaco, fidatevi. Questo io lo consiglio per quelli che hanno problemi intestinali, che hanno un metabolismo lento. Aiuta. Lo trovate in tutte le farmacie. Di solito si trova, io l'ho trovato in farmacia questo volta. No, vicinissimo. Testa! È andata pienissimo la palla, con l'ag è andato pienissimo. E niente, questo è tutto, quindi io ve lo consiglio. Costa poco. Il primo tempo, andiamo col secondo tempo. Se mi mancava PES Club Manager. Tutto cominciò con PES Club...
Mustafi a Duritz deve... Ah, abbiamo già segnato, vero? Scusa, pensavo fossimo 0-0. Bello, bello. Rakitic subito per a Duritz. Vediamo se riescono a segnare un altro gol. Però Joao Mario ha fatto una bella partita, non c'è niente da... Dio! Visto nulla. Ancora Joao Mario? No, Neymar. Cazzo, sembrava pelato. A vedere il gol. È grasso Neymar proprio. Vediamo come ha rubato palla. Ah, ah, Neymar. Boom! La botta. Joao Mario. Joao Mario. Ma cazzo. Devi essere più aggressivo. Più aggressivo. Dai, Ene. Mamma mia, Neymar. Sempre lui comunque. Cioè, ormai la sua età sta scendendo. Però gioca bene. Non c'è nulla da fare. Che cosa hai tirato? Ma che cazzo ha tirato, Tevez? Guarda che roba. Ha tirato un mancino. Voi dovete sapere che i miei gatti mi rompere il cazzo. Mezzogiorno a dormire, 4 a dormire. Arriva alle 11, ti ragano il cazzo perché devono mangiare. Anche se hanno già mangiato, intanto qua non si sa che cazzo abbia fatto. Te l'ha detto, ah, vaffanculo, ha tirato la mina. Siamo sul 3-0. Poi c'è, arrivano le 11, dicono, ma loro vanno a dormire ora. Perché non dobbiamo rompergli il cazzo tutta la notte facendo bordello, facendo cadere tutto, provando a saccheggiare qualsiasi sportello aperto? A mezzanotte parte il Fight Club, sono 3 gatti che si massacrano di botte tutta la fottuta notte, fanno un casino assurdo e ti ritrovi al mattino. Uno che c'ha un graffio qua, l'altro che non riesce a camminare. Poi miagola. Che cazzo miagoli? Sei fatto a botte tutta la notte e tutte le sere così, tu sembra un Fight Club. Cioè, ma non parlano perché, sapete, la prima regola del Fight Club. Non dire mai che c'è il Fight Club. Mai dire che c'è il Fight Club, qualcosa del genere, non mi ricordo più. Cazzo, mi sono scordato. Aspetta, devo pensare. Adesso lo devo risentire. Aspettate un attimo. No, dov'è? Oh, l'hard disk. Ce l'ho sull'hard disk, Fight Club. Arrivo. Trovare Fight Club. Ci sono, ve lo giuro. È andato qua, la partita, Tevez. È finita? Non lo so, devo trovare. Perché non posso sbagliare, cioè. 3-0 è finita la partita, abbiamo vinto. Non mi ricordo come faceva. Lo giuro, lo trovo. Ecco qua, qua. Come sesta regola. Signori, benvenuti al Fight Club. Mai parlare del Fight Club. Prima regola del Fight Club. Non parlate mai del Fight Club. E con questo ho finito il video.